questo punto di vista il grande entusiasmo di essere una società che è nata il 22 maggio del 2015, come si vede abbastanza bene dalla mia tuta. Quindi una società assolutamente nuova che nasce, come tutti saprete, credo, quindi almeno appassionati di basket, sulle ceneri di un disastro epocale che è successo in quel di Forlì, e quindi una piazza che è rinata e dopo pochi mesi essere già protagonisti di un evento comunque di riferimento come le finali di Coppa è una grande gioia. Cioè, già il fatto di esserci per noi è una cosa importantissima. Arriveremo con alcuni problemi nel roster dal punto di vista fisico, non saremo probabilmente in grado di essere al completo, di giocarci tutte le nostre chance, però avremo dalla nostra l'entusiasmo e credo anche una bella fetta di pubblico, di tifosi che ci seguirà, e questo è un'altra cosa a cui teniamo molto, insomma, cercare di impegnarci al massimo per non deluderli, con la, ripeto, consapevolezza che se usciremo dal campo avendo dato tutto quello che abbiamo saranno tutti comunque soddisfatti. L'esperienza della prima edizione era una novità un po' per tutti, quindi c'era la curiosità da parte di tutti gli addetti ai lavori, sia giocatori che staff tecnici, e fu una sorpresa assolutamente positiva perché era tutto organizzato alla perfezione, i campi da gioco sul quale c'era qualche dubbio, perplessità, erano perfetti, quindi fu tutto una sorpresa estremamente positiva. Nel nostro caso ovviamente anche il risultato ci premiò, quindi vincere la prima edizione di quella che ormai adesso è diventata la terza, e rivedendole con la coppa qui davanti ho avuto così un po' di déjà vu. L'anno scorso invece l'ho vista da spettatore, proprio neutro, perché ero a casa esonerato, quindi ho potuto vedere la faccia, diciamo, super coinvolta di quello che doveva giocare e quella invece di colui che la guardava da fuori. Quest'anno mi rituffo di nuovo da protagonista.